«Non lo so», disse Rud, e per un attimo sentì montare l'ira. «Ma questo è il nostro dovere. Dobbiamo tenere d'occhio la cassetta». Si alzò con aria decisa e s'avvicinò alla cassetta. Era nell'angolo, alta 1,20 m, larga 1,20 m, profonda 1,20 m. Ed era di legno, col coperchio saldamente inchiodato. Da quando erano sbarcati in quell'isola avamposto, lui e Dennison avevano ricevuto l'ordine di non perdere di vista la cassetta. «La puoi vedere anche dalla tua brandina», disse Dennison, interrompendo le sue riflessioni. «Mica è proibito guardarla stando sdraiati». «Non mi importa», disse Rud. «Per me è meglio sorvegliarla da qui», disse Dennison. «Ah!» E il suono si spense in uno sbadiglio. «Svegliami se arriva il tenente», aggiunse. Rud si irritò. Voleva dirglielo a quel Dennison che non poteva dormire in servizio. Non era previsto che Rud sorvegliasse la cassetta da solo. Quando il tenente aveva dato l'ordine, era stato chiaro. Mai uno solo a sorvegliare la cassetta, assicurarsi sempre di osservarla in due contemporaneamente. Non si può credere a uno soltanto. E sia Rud che Dennison avevano annuito con serietà. Ma era sempre la solita storia. Dennison avrebbe continuato a dormire sino a quando il tenente, raggiunto il telo d'ingresso, non avesse cominciato a cercare, imprecando, i bottoni per aprire. E Dennison sarebbe scattato in piedi, afferrando il suo fucile, prima che il tenente irrompesse nella tenda per ispezionare le sue sentinelle. Più tardi.